Ciao a tutti ragazzi e ragazze, come va? Prima puntata notturna e proviamo un gioco horror che si chiama Clown House. Dopo Dropsy, ecco un altro gioco sui clown. È un gioco gratuito, si trova per piattaforma qui anche Windows, non solo Linux. Impostiamo la risoluzione in Full HD, mettiamo qualità grafica fantastic, come Mr. Fantastic, e vediamo un po' che gioco è. Fatto in Unity, Aslan Game Studio, mettiamo lingua, cos'è già questa? Mi sembra lingua, boh. Questa è l'inglese, questa non mi ricordo cos'è, lingua araba. Allora, vediamo un po' le opzioni, così vediamo un po' anche voi che mi state guardando cosa offre questo gioco. Bloom, noise, contrasto. Allora, poi i crediti. Lo stile ricorda molto i film muti. Ok, facciamo play. Allora, tu sei intrappolato in una casa oscura con dei lunatici clown. Vabbè, io purtroppo l'inglese non andiamo tanto d'accordo, però qualcosa riesco a tradurre. Hai bisogno di trovare una chiave per scappare dalla casa, logico. È nascosta in posti random, quindi può essere nascosta prima, non so, sul tavolino, su una sedia, insomma, in posti a caso. E alcuni di questi clown vogliono ucciderti. E hai una pistola, quindi siamo armati e ci possiamo difendere. Però attenzione a non uccidere i clown innocenti, se no il gioco finisce. Play. Eccoci qua. Questa è la porta di uscita, noi don't disturb. Vabbè, non so cosa vuol dire long lice. Non mi ricordo, beh, comunque. Ecco qua il primo clown. Noi dobbiamo cercare la chiave. Ho già giocato a questo gioco, però ve lo ripropongo così com'è. Eccola qua, l'ho già trovata. Allora, vediamo un po' se questo clown si attiva. No. Quindi abbiamo già finito il gioco. Siamo liberi adesso. Gli altri no. Gioca ancora e trova la chiave nei posti a random. Sarà anche random il comportamento dei clown. Infatti il clown di prima non si è attivato, non ha cercato di ucciderci. Vediamo adesso. E vabbè, però che diamine, la chiave è già subito sul camino, proprio all'inizio. Vediamo però se ci voleva uccidere. No. Qua c'è un altro. Vi faccio vedere anche un po' la casa. Ah no, questo qua sì. E anche l'altro. Toh. Bene. Che cavolo succede? C'è stato un piccolo. Cioè, quando vai sui cadaveri ruoti a 360 gradi, fai il giro tondo. Olè. Qua c'è il bagno, vi faccio. Ecco. La morte ha il sorriso in faccia. Vediamo un po'. Allora. C'è un clown forse che non si è attivato, vediamo un po'. Se io sparo. Ecco. Se io sparo a un clown che non si è attivato. Ah, game over. Giochiamo di nuovo. Ok, solito coso di prima. Bla 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 bla. Ok. Stavolta speriamo che la chiave sia in un posto non troppo in vista. Te pareva, sempre qua. Vabbè, va. Ci
Ciao. Guarda, mi incavolo se è sul camino di nuovo, mi incavolo. Ah, perfetto. Qua c'è la scacchiera, clown numero 1. Certo, però i clown, oltre che al comportamento random, secondo me devono essere anche messi in posti random, cioè non è che ogni partita devono sempre essere nella stessa posizione, potevano anche cambiare. Questo vediamo. Comunque ricordiamoci che dobbiamo trovare una chiave, quindi qua c'è qualcosa, no? C'è un altro clown qui, sto in piedi. Vediamo. Stavolta è ben nascosta la chiave. Lagga un po' il gioco, eh. Sarà da qualche parte, eccola qua. Allora te ti tengo d'occhio, non ti muovere. Anche a te, eh. Anche a te, eh. Io me ne vado. Ciao. Voilà, siamo. Ops, telecamera si è emozionata. Scusate, mi sono accorto adesso. Vai, facciamo ancora una partita. Vediamo stavolta la chiave dove si troverà. Bocca clown. Apri la bocca. No, non più sul camino. Perfetto. Tu stai fermo, ti tengo d'occhio. Quando puntiamo l'arma non possiamo muoverci liberamente, cioè possiamo solo mirare liberamente. Gli ambienti non sono suggestivi, però è un po' spoglio. Qua. Come dicevo prima, i clown potevano anche essere in posizioni differenti, che ne so, magari sulla uno sulla sedia, l'altro magari in piedi di qua. Cioè, non ha tanto da offrire sto gioco. Vediamo se in bagno la chiave. Infatti. Poi le chiavi sembrano messe sempre nei soliti posti. C'è anche questo effetto cinema muto, non so se lo vedete. Vabbè, è un gioco un po' così ripetitivo alla fine. Vediamo se ci facciamo ammazzare da un clown come. Allora, attivati. Non si attiva? No. Proviamo questo. Ok, dai, dai, ammazzaci, ammazzami, ammazzami, forza. Bene, perfetto. Bella schermata sanguinolenta. E con questa schermata, con questi due schizzi di sangue che sembra tutto tranne che sangue, vi lascio i vostri commenti, insomma, giudicatelo voi. C'è di buono che è gratuito. Però l'unica cosa buona è quella alla fine. Forse ancora un po' l'atmosfera, ancora ci sta. Però è un gioco veramente poco da offrire. Poi comunque il comportamento dei clown è abbastanza prevedibile. La chiave alle volte si trova sempre negli stessi posti, anzi, a volte si trova proprio vicino alla porta d'ingresso barra uscita. E niente, magari può essere il primo di una serie di capitoli. Speriamo anche fatti un pelino meglio. E con questo vi saluto e ci vediamo per il prossimo video. Ciao a tutti!